Oggi risponderemo alle vostre domande. Stato! Miro della Francesca ci chiede: voi idol vi scaccolate? It's a secret. Le idol non si scaccolano, non vanno in bagno e non sudano. Vedi, usiamo perfettamente. Sonia Elisa Kawaii ha scritto: qualcuno di voi fa cosplay o lo vorrebbe iniziare a fare? Allora, questa domanda mi piacerebbe iniziare a rispondere a me. Noi siamo tipo... Cucito fa cosplay dal 2005. Adesso diciamo che ho smesso perché... È come smettere di fumare, esatto. Adesso sono un idol. Mi spiace. Cioè, capito, adesso è un idol. È troppo impegnata. Troppo impegnata. Io non è che sono molto interessata al cosplay. Però ce ne sono tanti che noi tipo come gruppo vorremmo fare. Anch'io non ho mai fatto cosplay, ho sempre voluto fare, ma perché sono timidina, non ho mai fatto. A questo proposito io dico: se avete dei personaggi che pensate possano davvero starci bene, come non so, potremmo farne il cosplay, magari qualche foto in cosplay, non so. Mignola ci chiede: visto che siete delle avette, qual è il vostro dolce a base di miele preferito? E il vostro tipo di miele preferito? Allora, tutto che concerne il miele. Sì, noi siamo veramente delle drogate di miele. Siamo mielose da mattina e sera. C'è questo dolce marocchino che è bellissimo perché è tipo tutto arrotolato su se stesso, tipo pastella arrotolata. Buonissimo, non so come si chiama perché è marocchino e avrà un nome tipo difficilissimo, ma Habibi miele. Invece miele preferito in generale è il mille fiori, ma sono una drogata di miele a tavola. Buonissimo. Per me il miele è sulle fette biscottate col miele. Buono. Però mille fiori anche io, quindi come dolce non ce n'è uno in particolare, proprio a base di miele, che si chiama miele torta qualcosa. Però mi piace molto il miele tipo nelle brioche, che fanno tipo con le brioche integrali, col miele dentro, è buonissimo. E visto che siamo così in sintonia, io e le ragazze, anche a me piace il miele mille fiori. Emanuele Fanti ci chiede: qual è il vostro fiore preferito in pollinazione? Allora... A me piacciono tanti fiori, i fiori sono belli da annusare e farci altre cose, tipo farci il bagno. Le rose sono i miei fiori preferiti, il colore di rosa che preferisco è tipo il rosso intenso, in inglese c'è un nome, si chiama burgundy. È un rosso intenso vino, rosso vino, ecco. Poi però le rose sono tutte belle. E non scadono mai. Le rose al miele. Anche a me piacciono le rose rose. No! Illuminati con fuoco. Però vi dico che in verità è una cosa, è una passione recente quella delle rose rosse. Normalmente il mio fiore preferito è l'ibisco. Sei innamorata. Sono innamorata di Kanako. Allora, il mio fiore preferito è il gelsomino. Che è un po' Non ci fa ridere la parola gelsomino. Allora, adesso rispondiamo alla domanda. Più domande ce le fa Angela Salzillo. Prima di iniziare a ballare e cantare, fate riscaldamento? Fate spesso canzoni di idol, ma avete mai pensato di fare qualcosa di cantanti singoli, esempio Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki, eccetera? Oppure fate adattamenti in italiano di canzoni giapponesi e portarle ai concerti? L'album che farete sarà solo di canzoni o conterrà anche dei video musicali, tra parentesi, non live? A proposito, ne posterete altri? Se mi vengono altre domande scriverò al momento queste che mi furono per la testa. PS, che cibo e bevande vi piace? Allora, io direi di partire con quella più facile del cibo e le bevande. Direi che il mio cibo preferito è la pizza e la bevanda e la Coca-Cola. Wow, che cosa hai dormito? Mamma mia! Allora, io mangio di tutto, davvero. Tanto e di tutto. Se dovessi scegliere qualcosa, punterei sul dolce. La torta al cioccolato, che faccio io perché è la best. Come bevanda mi piace molto il tè.
perché è buono, di tutti i gusti, il tè alle rose ovviamente. Il mio cibo preferito è la pizza. Oh, oh my god! E la mia bevanda preferita è il tè. Allora lei è un mix. È un mix di calaco e fucico. Ragazzi, prima di iniziare a ballare e cantare, fate riscaldamento? Beh, sì, prima di salire sul palco sì. È un obbligo praticamente. È un obbligo perché se non vuoi rovinarti la voce devi per forza riscaldarti un po'. Sì, diciamo che alle prove iniziamo già a canticchiare mentre siamo lì. Fate spesso canzoni di idol, ma avete mai pensato di fare qualcosa dei cantanti singoli, esempio Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki, eccetera? Abbiamo intenzione di fare canzoni? C'è la chiesa. Holy Hime. Allora, diciamo che essendo noi un gruppo idol facciamo principalmente canzoni di gruppi idol, in modo che appunto sia tutto più facile da suddividere anche quando dividiamo le parti. Diciamo che potrebbe capitare che facciamo delle canzoni di artisti singoli ed è già capitato per dei soli. Oppure fate adattamenti in italiano di canzoni giapponesi e portarle ai concerti. Non lo escluderei nel complesso, visto che abbiamo fatto la cosa contraria, ovvero abbiamo sempre fatto il contrario, diciamo. Esatto. Dall'italiano al giapponese. Dall'italiano al giapponese. Perché è una cosa che ci diverte di più, forse, che sentire in italiano le canzoni giapponesi. Forse perché ci piace tanto la lingua giapponese. Sì. In verità vi rivelo io il segreto qual è. Che fare le canzoni in italiano è molto più complicato, perché l'italiano è una lingua complicata. L'album che farete sarà solo di canzoni o conterrà anche dei video musicali? L'album conterrà solo delle canzoni. Sì, esatto. Perché sarà un CD. Però ci saranno dei video musicali per queste canzoni, che verranno dopo l'uscita sicuramente dell'album. A proposito, ne posterete altri? Sì. Daniel Mars. Quanto tempo richiede diventare un idol? E poi... le apine ascoltano musica giapponese? Sì. È una domanda difficile, allora, effettivamente noi da molto giovani, 12 anni... Sì, diciamo che devi essere appassionato fin da quando, esatto. Da quando sei giovane. Nostra... Io ho iniziato da dicembre, sono diventata un idol in un giorno. Per me è un giorno. Devi fare un video tipo come diventare un idol in un giorno. Qui in Italia non si può parlare di... fare le idol a tempo pieno come professione, ecco, la nostra è una passione che rimane lì, ecco. Esatto, una passione che sta diventando un lavoro. Una passione fine. Che alla fine è quasi un lavoro. È un processo lungo, c'è sempre da imparare. Diciamo che non succede da un giorno all'altro, sicuramente. Ci vuole tanto impegno e tanta passione, soprattutto tanta passione. Anche quando stai male. Ascoltiamo la musica giapponese? Sì! Sara Arachan Roncaglia. Ciao! Mega salutone. Oh, nei belli di senpai, come funzionerà per averlo? Ci sarà un pre-order, sarà fisico o digitale? Allora, ovviamente si riferisce all'album. No, si riferiva al mio cuore. Per averlo, tesoro, non ti fai problemi, è qua già aperto per te. Ci sarà un pre-order? Sicuramente sì, infatti presto, diciamo, avremo modo di chiedervi anche se... siete già intenzionati a prenderlo, altrimenti ovviamente nelle nostre firme avremo sempre i nostri cecchini. Questo perché sarà una copia fisica! Noi Elefanti ci chiede, ma è vero che ad occhi piace la papaya? What? Ti piace la papaya? Mi piace la papaya. Claudia Maiullari! Ciao! Ci chiede, come vi preparate ai live? Cioè... in base a cosa scegliete la scaletta in generale, quanto tempo impiegate per prepararvi all'evento? Prove, coreografie, recording. E mi piacerebbe sapere se c'è una partizione di ruoli tra le Hime. Sono 20.000 domande, sorry. Non benissimo, no problem. Allora, come ci prepariamo per i live? Allora, c'è tanto lavoro dietro tutto quello che facciamo. Quello che vedete, scalette, balletti... Anche questo video. Anche questo video. Tutto lo facciamo... noi tre, lo facciamo noi tre. Solitamente ci prepariamo tutto da casa, nel senso che
Ci contattiamo sempre via Facebook o Skype, ci sentiamo comunque ogni giorno. Loki solitamente si occupa di dividere le parti delle canzoni. Kanako si occupa di preparare il video con le traduzioni in italiano. Io faccio solitamente i video, quelli che richiedono più creatività. Quelli iniziali, tipo dove ci dobbiamo presentare, VTR, oppure i banner delle fiere, perché c'è anche quel lavoro lì. Esatto. Normalmente Doki si occupa di fare i video dei live backstage. Kanako invece si occupa di montare i video altri, tipo quelli divertenti. Tipo questo. Siamo molto autonome e c'è una spartizione dei ruoli molto equa, perché siamo un team. We are team. La preparazione di un live, vi dico, parte col fatto innanzitutto di scegliere le canzoni da fare, decidere quanti pezzi fare e in che ordine farlo. E una volta che prepariamo una canzone, prendiamo la canzone, registriamo i cori e poi, dopo aver registrato i cori nella canzone, iniziamo a fare le prove. Solitamente facciamo prima il vocal e mettiamo a posto il vocal. Esatto. Una volta che cantando insieme tutto quadra e riusciamo a fare tutto, imbastiamo la coreografia. La preparazione dell'album invece ha richiesto un lavoro ulteriore e anche un approccio diverso alla cosa, perché comunque noi abbiamo curato tutto di queste canzoni dalla nascita, cioè alla copertina, tutto. Quindi abbiamo partorito un bambino, fatto tutto da noi, è bellissimo. C'è un lavoro che veramente non è da poco. Non è da poco. Se avete altre domande, chiedetecele quelle che volete. Chiedeteci domande su Facebook, sotto i commenti dei video di YouTube. Tutti i vostri social. Ci abbiamo anche Instagram, ricordatelo. Grazie a tutti per averci fatto queste domande, anche molto interessanti, devo dire la verità. E niente, vi salutiamo. Al prossimo video. Hijo. Hari Hime Deshita. Bye bye.